Gesù fin dalla nascita ci addita la nostra missione, che è quella di disprezzare ciò che il mondo ama e cerca. Pace e bene a tutti. Oggi la Chiesa ci fa celebrare la memoria di un grande santo, il primo martire, che si chiama Santo Stefano, diacono e martire. Stefano viene lapidato perché è cristiano. A quella lapidazione parteciperà anche Saulo, Paolo di Tarso, che poi diventerà il grande San Paolo. E proprio in questo giorno il pensiero di Padre Pio esorta, che cosa? Dice così: Gesù fin dalla nascita ci addita la nostra missione, che è quella di disprezzare ciò che il mondo ama e cerca. Ecco, vedete? Disprezzare ciò che il mondo ama e cerca. Padre Pio diceva sempre: attenti al mondo, carne e demonio. Ecco, queste tre cose: mondo, carne e demonio. Ma tutto viene dal demonio. E diaballo, diavolo, vuol dire divisore. Il diavolo è colui che divide. E allora ci fa vedere il mondo come qualcosa di attraente, perché vuole distaccarci da che cosa? Vuole distaccarci dal Signore, vuole distaccarci da Gesù. Ma se noi siamo attaccati a Lui, come ci insegna Padre Pio, non ci riuscirà mai. Padre Pio diceva che quando noi siamo tentati, ma non c'è adesione alla tentazione, non c'è peccato. Diceva: quando il peccato non lo vuoi, non c'è il peccato. E un figlio spirituale mi raccontava una volta che era uscito il tempo delle minigonne e ad un certo punto l'occhio gli era andato su queste ragazze ed era venuto da Padre Pio a confessarsi. E allora Padre Pio le disse: che hai fatto? Da quanto tempo non ti confessi? Lui si era già confessato prima. E poi disse: ma padre, sa, c'è il tempo delle minigonne e il mio occhio è andato a finire lì. E tu che hai fatto? E lui dice: che ho fatto? E Padre Pio: ma che hai fatto? E poi lui capisce, dice: padre, ho cercato di scacciare via sto pensiero. È buono, dice, non hai fatto peccato. Vedete come aiutava i figli spirituali? Cioè, il mondo ci presenta tante di quelle cose che ci sta, però se tu non le accetti, se tu dici di no, non c'è il peccato. Che grande padre spirituale San Pio da Pietrelcina. Noi non siamo a volte capaci di confessarci oppure di capire dove c'è il peccato, dove non c'è il peccato, eccetera, eccetera. Padre Pio ci dà tutti questi insegnamenti bellissimi. E allora la nostra missione è quella di disprezzare ciò che il mondo ama e cerca. Noi dobbiamo cercare solamente il Signore nella vita quotidiana, che è fatta di cose semplici. Qualcuno dirà: ma allora che cosa devo fare io nel mondo? Fratelli miei, siamo chiamati noi cristiani ad una missione, la santità. Santificati e santifica, diceva Padre Pio, una santità feriale, una santità quotidiana, fatta delle cose semplici che ci aiutano nella nostra vita quotidiana. Dico sempre: una mamma si santificherà nella sua famiglia, accudendo i suoi figli, il suo sposo. Così il marito si santificherà nel suo lavoro, con la sua famiglia, con i suoi figli. L'anziano nel suo stato di anziano, il religioso o il sacerdote nel suo stato di religioso. Ognuno di noi ha la sua missione, ma attenti al mondo.
sia lodato. Pace e bene a tutti.